Benvenuti su Barbotin, un gioco che non ha un menu, non ha una scritta a via, non ha niente di niente, non so minimamente cosa ci aspetterà, so solo che è un horror stranissimo, dovremo andare dal giorno 1 al giorno 7, che cos'è sta mano? Spazio, puoi prendermi una birra? Va bene. Dicevo, dovremo andare dal giorno 1 al giorno 7 e succederanno cose sempre più strane. Non so minimamente cosa succederà, salvi, io dovrei passare, devo prendere una bottiglia dal frigo. Come faccio a passare? Devo scavalcarvi? Ma io qui prima non potevo passare, c'era una persona. Va bene, non inizierò a farmi domande. Queste mosche stanno generando un tornado. Perfetto, ho preso... Sono cagato addosso, è caduto Squirtle, sempre lui. Spazio, ehi, come stai? Che cosa sta succedendo? Io ho detto dal giorno 1 al giorno 7, ma non sono passati neanche 2 minuti. Oh, che cosa devo fare? Me ne posso andare? Non me ne posso andare. Ah, devo premere? Ah, devo premere. Questo è schifo. Che schifo. Ragazzi, nessuno ha visto niente. Questa tizia mi ha appena vomitato addosso ed è morta. E c'ha del formaggio sotto alle scarpe. Vabbè, non voglio farmi domande, anche perché è semplicemente il giorno 1. Questa mano mi sta mettendo ansia. Adesso ti prendo la testa, te la schiaccio. Tieni. Grazie, uomo. Prego, fratello. Tutto bene. Ah, è finito il giorno 1. Giorno 2. Il giorno 1 consisteva nel prendere la birra e portargliela. Adesso ho le mani. Assurdo. E prima come l'ho presa la birra se non avevo le mani? Vabbè, non voglio farmi domande. Non voglio chiedermi nulla. Sto già impazzendo. Io non so perché decido di giocare a questi giochi. Dove devo andare? Questo è un quadro o una finestra? È la finestra meno realistica che io abbia mai visto. Ah, ok. Questa è la casa della festa. Ma effettivamente è casa mia. Che bello che c'è il verde intorno alle cose che devo fare. Ho preso una bottiglietta d'acqua, però non è apparso nessuno dietro di me che mi vomita addosso. Oddio, le mosche di nuovo che fanno il tornado. La vogliamo portare fuori sta spazzatura o no? Ok, dove devo andare con questo magico pigiama con le stelline? Posso aprire le porte? No? Ok, queste porte sono tutte standard. Ovviamente quella disegnata diverso me la farà aprire. E invece assolutamente no. Ah, forse mi sono solo svegliato dal mio sonno eterno per prendere dell'acqua. E adesso mi posso mettere davanti alla TV a giocare. Che figata! Giorno 3. Ok, no, che cos'è? È un incubo, vero? È un incubo. Dove dormi? Ma che schifo! Ma si è cacata addosso sulla coperta e sul cuscino. Va bene, non voglio farmi altre domande. Continuerò a dirlo fino alla fine del video. Ci sono le mosche tornado anche nel cestino dell'immondi. C'è un problema. Quello non sono io. Quello sono io. O non sono io? Perché scompare? Cosa sei, un illusionistico? Ok, non posso farmi il bagno. Anche se c'è questo sapone che sta fosforescentando. Molto belli questi quadri. Davvero caratteristici. Davvero tutto bellissimo. Mi serve un altro bicchiere d'acqua. Non mi serve un bicchiere d'acqua. Qua c'è dell'immondizia. Posso farmi un toast? C'ho fame. Il tornado di mosche diventa sempre più grande. C'è una padella. Fantastico. Ci sono i cereali della titit. Ovviamente cereali famosissimi della titit. E c'è questa porta aperta che mi conduce nello scantinato più buio del mondo. Perché io devo entrare in questo? C'è una pala. Ti prego, dimmi che io sono l'assassino. L'assassino. Posso scavare? Va che va a finire come Garfield. Che qua mi trovo di nuovo il cane morto un'altra volta. Giorno 4. Stanno uscendo dei tentacoli dalle mie mani. La casa sta emettendo... Che sta succedendo? Perché la mia camera è diventata più grande? Cioè, oddio, grazie. Adesso ho una camera più grande e pure gratis. Perché mo ci sono 2 lampade. Non so che cosa me ne faccio di 2 lampade, ma ci sono 2 lampade. Ci sono 3 armadi. C'ho così tanti vestiti da addirittura avere 3 armadi. Perché adesso... Oddio, è tutto spostato. Lo specchio prima stava qua. Oh, che bello! Ecco dove eri! Antonio! Sì, Antonio è il batterio che mi stava crescendo all'interno dello stomaco. Fa abbastanza schifo, ma non vi preoccupate, è tutto normale. Posso prendere una bottiglia d'acqua, per favore? Ragazzi, mi è diventato tutto gigantesco. C'è ancora il tornado di mosche? Ci sono 2 tornadi di mosche, uno qua e uno qua. Ci sono delle ossa nella spazzatura o sto guardando male io? Ok, ci sono anche più cereali. Ragazzi, più di
divento un mostro, più diventa grande la casa e più cibo ho. Ma allora devo diventare un mostro pure nella vita reale. Guarda, si allunga la casa, la vita. Allora, io non so, c'è un uomo fiore. Fiorellindindino, posso passare? Non posso passare, adesso mi giro, mi rigiro, non c'è più. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare con l'uomo fiorellino? Gli spacco il cranio e anche il bel faccino? Salve, io ho capito che la mia casa è più grande. Aspetta un attimo, ma non è che sta ripercorrendo la festa? Come se questi fossero gli invitati. Oh no. Penso di aver capito dove stiamo per arrivare, ma non voglio dirvelo. Voglio semplicemente vedere fino alla fine dove arriviamo. Immagino sia scomparso quello nel corridoio. Infatti è scomparso quello nel corridoio perché ce li avevo... Ce li avevo tutti dietro. Io scendo nello scandinavo. Guarda a destra, guarda a sinistra, guarda in giù, guarda in su. Dai un bacio a chi vuoi tu. Non a me, però, grazie. Io adesso scendo nello scantinato, che è diventato ancora più lungo. C'è di nuovo una pala. Dimmi, ti prego, che posso spaccargli la pala in testa. Dimmi, ti prego, che con le mie manine da necromorfo posso spaccargli la pala in testa. Peccato. Ho una pala, ok? E non ho paura di utilizzarla su di voi. Ci sono quei tentacolini. Io comunque, quando ho chiesto di voler diventare Venom a Natale, non intendevo proprio così. Intendevo Venom. Ah, posso continuare a scavare. Giorno 5, ne mancano 3. Cioè, compreso questo. Che schifo, ma diventa sempre più inquietante. Va bene, c'è un tappeto. Non... Ho sentito dei rumori in casa mia. Cioè, io capisco che questo c'ha le statue dentro casa, ma manca a far così. Ma tipo si è addormentato davanti alla TV? No, allora, mostro demoniaco dell'inferno che sta arredando la mia casa man mano che divento anche un mostro? Non un divano, un'altra televisione. Quello è un quadro. Un'altra televisione, una Lamborghini, una Tesla, del cibo. Le lampade non mi servono. Cioè, va bene i tappeti, nel senso, mi sta bene. Sono sparite le mosche. È diventata tutta un'unica cucina. No! Dov'è il tornado di mosche? Non c'è più. I cereali sono andati a male. Il costo di diventare Venom e ottenere una scorta infinita di cereali, quindi è questo: perderli per sempre insieme al mio amatissimo tornado di mosche, che se n'è andato e non è più tornato. Frate, non ho capito, ma sta vibrando sempre di più o sono io che sto totalmente uscendo di testa? A proposito di uscendo, posso uscire? No, sto solo uscendo di testa. Va bene, immagino che quasi sia fatto sempre più profondo, sempre a scendere proprio nell'inferno, nei meandri dell'oscurità, nei meandri di tua zia. Se adesso mi fai spaventare, tiro un pugno al monitor che te lo faccio ricordare. Oddio, c'è una persona illuminata di verde. Allora, abbiamo 3 possibilità. È il Grinch, è Hulk, sono totalmente impazzito. Ah, è l'uomo fiore. Ciao, uomo fiore, lo sai, che cosa? Sai che non potrai farlo finché non avrai guardato te stesso? Devo scendere. Va bene, guardo me stesso. Come guardo me? Lo specchio? Specchio delle mie brame. Chi è il più bello del reame? Tu no! Lo so molto bene. Devo tornare nel bagno? Sì, ma il problema è che io non sto vedendo più niente. Proprio zero totale. Dov'è il bagno, mo? Ce n'è un altro che mi sta aspettando qua a farmi cucubà? Nessuno mi sta aspettando a fare cucubà? Ma la domanda è: esiste ancora il bagno? Come faccio a vedere myself se il bagno è chiuso? Perché qua sta tremando tutto? Sono apparsi altri uomini fiore in cucina? Ma qua è tutto chiuso. Ok, nella cucina non è apparso nessuno. Ragazzi, però sono leggermente confuso. Dove guardo me stesso? Il bagno era qui. C'è una pala. Ok. Oh, che cos'è? No, che vuol dire get ready? Right click, stun enemy. Ah, ok. Poi attacca. Ah, quando si fa giallo lo stunno, quando si fa rosso. What? È diventato un gioco d'azione? Oh, che figa. Aspetta, ho capito. Aspetta, sto capendo qualcosa. Piano. Ok, l'ho preso. No, non è vero, non l'ho preso. Ok, adesso sì. Che figo. Ok, fatevi sotto. Ho una specie di pala che è diventata l'arma di Ratchet & Clank e non ho paura di utilizzare. È arrivato qua il pezzo della statua distrutto. Mi sembra eccessivo. Ok, io non ho paura di voi. Io vi ammazzo tutti. Ehi, oh, dov'è? L'ho sentito. Attenzione. Ah! Boom! Sono fortissimo! Questi giochi sono il mio pane quotidiano.
fatevi sotto, boh, boh, vi spacco la testa. Sto impazzendo. Ragazzi, io ve l'ho detto che sarebbe diventato sempre più strano. Non mi aspettavo che sarebbe diventato così strano. Cioè, nel senso, nel gioco c'era scritto: dovrai giocare dal giorno 1 al giorno 7 finché non diventa. Ehi, attenzione, sono, sento i passi davanti. Vieni, fatti sotto. Boh, boh. Mamma mia, senza perdere neanche un cuore. Sono troppo forte. Mamma mia, quanto sono forte. Sto impazzendo anche nella vita reale. Dove sei? Quello che ha detto che dovevo guardarmi dentro. Sì, 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 sì. Adesso guardo dentro di te. A botte di palate nel cranio. Vieni, vieni, fatti sotto. 3 su 5, ok. In che senso 3 su 5? Ok, ho sentito altra gente. Oh, ce ne sono due, ok. E uno. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto. Bow, bow, vai. Next one, oh, bow. Siamo al giorno 6 tecnicamente. Posso scavare sempre di più. Con la pala che in realtà si sta rompendo sempre di più. Giorno 6. No, ma posso cadere? No, non voglio cadere giù. Sono dentro un ospedale. Dio, non è che sono in una specie di manicomio? Sono in una specie di manicomio. No, vabbè, che figata. Cioè, no, che figata, nel senso, ho preso la pala. Cosa devo fare? Pala, pala. Wow, 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 wow. Ok, dove devo andare? Che devo fare? Televisione? Aiuto? Non ho capito. Ah! Ah! Mi ha picchiato. Mi ha picchiato, mamma, mi ha picchiato. Mi stanno picchiando tutti. Io pensavo di essere forte, ma in realtà forte non sono. Ok, ok, fatevi sotto. Fatevi sotto tutti quanti. Fatevi sotto, sono pazzo. Dove devo andare? Ci sono dei sacchetti dell'immondizia verdi. Devo fare qualcosa? Ok, non devo fare niente. Questo gioco sta diventando sempre più ambiguo. Sono in una specie di ospedale, ma qui ci sono dei rifiuti tossici e radioattivi. Ok, là mi dice 5 di 15. Vuol dire che devo ammazzare altre 10 persone. Però dove le trovo? Aspetta. Ah, forse in questo corridoio. Aspetta, 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 aspetta. Ah, ok. Salve. Ok, forse devo ripremere. Oh, attenzione. Sento dei passi. Sento dei passi. Ok, perfetto. Bow, bow. Mamma mia, com'è soddisfacente. C'è altra gente. C'è altra. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliatissimo. Ho sbagliatissimo. Piano, piano. Ho sbagliato. Eh sì, però. Un attimo, un attimo. Adesso. Ok, ok. Ma se io vado nella televisione di nuovo, mi riteletrasporta qui. E poi mi riteletrasporta qui sempre 7 di. Oh, oh. Con calma. Ok, quindi stanno anche da questa parte. C'è qualcuno nel bagno. Eccoli. Eccoli, ok. Ah, perfetto. Continuiamo. Dovrei averne uccisi un botto. Sono tantissimi. Ok, piano. Mamma mia, ragazzi. Ma il giorno 7, allora? Che cosa dovrebbe. Ah, sono cagato addosso. Non so perché cosa. Mi stava cadendo una roba in faccia. Mi sono spaventatissimo. Ho sentito zizin. Aspetta, zizin, bow, zizin. Aspetta, 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 questo l'ho missato. Vai, 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 vai. Bow, bow, perfetto. A quanto siamo? Sto diventando sempre più forte. Sto diventando sempre più grosso. Siamo a? Siamo a 13 su 15. Ne mancano solo due. Ok, ok, ne devo prendere solo altri due. E siamo a cavallo. Proviamo ad antare. Proviamo ad antaro. Qui nel corridoio. C'è nessuno? Quando sento il suono zizin, vuol dire che sta... Vuol dire che sta arrivando qualcuno? Qui c'è nessuno? Amici del Mulino Bianco? Se volete potete uscire. Ok, vediamo se qui in fondo c'è gente. Che si è fatto molto più lungo il corridoio. Ok, sì ragazzi, siamo in un ospedale, in una specie di clinica psichiatrica, perché vedo questi quadri. Poi c'è un'analisi del cervello. Forse devo scendere giù. Sicuramente qui giù qualcuno lo trovo. Non so perché, ma sicuramente qui giù qualcuno lo trovo. Amici, dai, devo prenderne a palate solo altri due. Oh! Ma sono... What? Sono al punto di partenza. Ok, devo ancora esplorare. Perché ragazzi ne mancano due. Ma non ho capito dove trovarli. E là? C'è nessuno da queste parti. Dai, 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 altri due. Altri due e poi arriva il giorno 7. Altri due e poi il giorno 7. No, non penso sia così difficile trovare due imbecilli da picchiare. Questo lo posso picchiare. No, non lo posso picchiare. Però tutto è iniziato guardando la TV. Quindi potrebbe avere senso. C'è nessuno qua dietro? No, ok, ok. Perfetto. Manca l'ultimo. Manca l'ultimo. Dai, cucci cucci, vieni qua. Ti prego, ti prego, sei solamente l'ultimo. Oppure me lo sono perso nella cucina. Che probabilmente posso riandare nella cucina. Tra l'altro la televisione che fa da teletrasporto è la cosa più bella del mondo. Sento camminare. Eccolo qua, vieni, vieni, vieni. No, no, sbagliato, sbagliato. Mi rimangono due cuori. Piano, piano. Perfetto, perfetto. 15 su 15. Ok, ok. Dove devo andare? Perfetto. L'ultima scavata. E poi siamo al giorno 7. Ok. Ragazzi,
ragazzi, non so dove stiamo andando. Giorno 7. Oh, è tornato tutto normale. Posso aprire l'armadio? Grazie per aver giocato a Barbotin. Cioè, che vuol dire creato da... Non ho capito. C'è una chiave. Ok, va bene. È tornato il tornado di mosche. Allora è tornato. Allora, mi sono vestito. Ho preso una chiave e posso uscire dalla porta. Oddio, è finito così? Ho ammazzato tutti quelli che c'erano alla mia festa? Giorno 1. Eh? È ricominciato da capo?